Ciao a tutti, il video di oggi sarà il video dedicato ai libri e precisamente i libri da leggere sotto l'ombrellone, quindi ve l'avevo promesso, vi ricordate, finalmente sono riuscita a registrare questo video, anche perché comunque stavo terminando alcune letture e volevo vedere appunto se potevo inserirle in questa categoria. Il primo libro che vi consiglio da leggere assolutamente d'estate, quindi sotto l'ombrellone per una piacevole evasione dalla realtà, un piacevole momento di relax e di divertimento soprattutto, si tratta di questo appunto, Le piccole bugie del cuore di Gemma Townley. Io questo libro l'ho acquistato su un libraccio, su IBS però libraccio, e invece di 9,90€ l'ho pagato 5,35€. In fondo cos'è una piccola bugia innocente? Ok, e solo arrivata alla fine ho scoperto che Gemma Townley è la sorella di Sophie Kinsella. Quindi immaginatevi che cos'è questo romanzo, sapete che io ormai adoro, amo la follia Sophie Kinsella, anche questo libro veramente mi ha fatto morire dalle risate e oltretutto mi ha tenuto compagnia, l'ho terminato in un lampo, velocissimo da leggere, bellissimo, appunto per un momento di relax secondo me è l'ideale e quindi è stata una piacevole scoperta questa Gemma Townley, non avevo mai letto niente di scritto da lei e ho scelto questo libro perché la trama mi aveva incuriosito tantissimo, ma non sapevo che lei fosse la sorella di Sophie Kinsella, per cui poi come sono arrivata alla fine ho detto ah ecco perché lo stile è simile, ti fa sorridere, ti fa emozionare, ma soprattutto è pieno di equivoci come racconta nei suoi libri appunto Sophie Kinsella, quindi lo stile è sempre quello. Adesso vi leggo la trama. In fondo, che cos'è una piccola bugia innocente se può aprirti qualche porta senza recare danno a nessuno è solo un peccato veniale? È questo che pensa Natalie, trentenne di provincia appena sbarcata a Londra. Ma la vita nella grande metropoli non è così sfavillante, soprattutto quando fai la commessa e vivi sola. Come se non bastasse, il telefono continua a squillare e la cassetta delle lettere è colma di buste colorate ed invitanti. Peccato che non siano destinate a lei, ma a Cressida, la precedente inquilina che a quanto pare aveva una vita sociale molto glamour. La tentazione si fa irresistibile quando Natalie nota su una busta l'indirizzo di uno dei club più esclusivi di Londra. Di lì ad aprirla e presentarsi ad una festa nei panni di Cressida, il passo è molto breve. Personaggi impacciati e sentimentali, situazioni tragicomiche e terribilmente romantiche. Gemma Townley colpisce ancora. Allora, come avrete potuto intuire dalla trama, questo libro è veramente frizzante. Voi vi sedete proprio sotto l'ombrellone, fate così, aprite il libro, iniziate a leggerlo e vi cattura da subito, vi dimenticate anche dove siete. Sembra di vedere una di quelle belle commedie americane, quelle belle commedie romantiche, brillanti, che ti fanno sorridere perché sono piene di ironia, piene di equivoci, piene di appunto di pasticci, tra virgolette, combinati appunto dai protagonisti, dalla protagonista in questo caso. E quindi sembra proprio di vedere un film, vi cattura tantissimo, io ho adorato lo stile di questa scrittrice e poi appunto avendo scoperto dopo alla fine che è la sorella di Sophie Kinsella me ne sono innamorata ancora di più, sicuramente leggerò altri libri di questa autrice. Comunque la storia, come avrete potuto intuire dalla trama, narra della protagonista Natalie che si è appena trasferita a Londra perché ha avuto comunque una storia un po' bruttina alle sue spalle, una storia d'amore che è finita male e quindi voleva cambiare vita, voleva cambiare lavoro, ha cercato di costruirsi un'altra vita a Londra, solo che si sente terribilmente sola. Continuano ad arrivare a casa sua le lettere destinate a questa Cressida, quindi l'inquilina che c'era prima di lei, che però non ha tolto appunto la residenza lì. Quindi continuano ad arrivare enormi pile di lettere destinate a lei e lei a un certo punto ne apre una, ne apre un'altra e poi da lì parte tutta la storia divertentissima, ricca di intrecci, ricca di pasticci, di ironia, bellissimo veramente, lo dovete leggere assolutamente, ve lo straconsiglio. Ma poi che ridere, alla fine vi ritroverete a fare il tifo per Natalie, perché è davvero un personaggio che ti cattura,
che ti fa affezionare, ecco. Tu come termini il libro dici: ah, che bello, sono proprio contenta che sia andata così. Ovviamente non vi posso svelare nulla, però è super consigliato questo romanzo. Ora passiamo a un altro libro, vi leggo, fra poco vi leggo la trama, e si intitola Troppo vicino per non odiarti. Suzanne Coleman gestisce con successo una piccola agenzia immobiliare e conduce una tranquilla esistenza con la sola compagnia di Charlie, un gattone alquanto voluminoso, ma solo perché ha le ossa pesanti. I due vivono in una grande casa con un meraviglioso giardino e una fantastica vicina. Fino a quando la morte non si porta improvvisamente via la cara vecchia signora e tutto comincia a traballare. René, ex compagno di Suzanne e incaricato della vendita della casa accanto, si è messo infatti in testa di riconquistare l'amore perduto. E quando infine riesce a vendere la villetta, la situazione precipita, perché il nuovo vicino, Jean, non arriva da solo, ma in compagnia di un delizioso quadrupede di notevole stazza. Suzanne e Charlie non dovranno soltanto affrontare le loro paure ogni volta che proveranno ad avventurarsi in giardino, ma lei dovrà anche barcamenarsi tra le importune attenzioni del suo ex, l'umorismo poco simpatico del nuovo arrivato e i suoi addominali vergognosamente scolpiti. Allora, questo libro mi è piaciuto ancora di più del primo che vi ho recensito, quindi Le piccole bugie del cuore. Questo mi ha preso dall'inizio alla fine e mi ha fatto ridere in una maniera allucinante. Solo adesso, se ci ripenso, mi viene proprio la ridarella, l'attacco di risata improvvisa, quelle risate che ti fanno far male alla pancia, appunto, che ti fanno formare gli addominali. Bellissimo, vi giuro che ho adorato i due personaggi di Jean e Suzanne, perché i loro battibecchi erano all'ordine del giorno, e pieni di ironia, di tra virgolette di parolacce. Una storia fantastica. Oltretutto, quindi, oltre ad esserci la componente ironica, quindi le risate, la parte che ti fa proprio evadere dalla realtà, c'è anche la componente romantica che vi farà sognare. Quindi un libro ben costruito, secondo me. Il titolo incuriosisce tantissimo, anche la trama secondo me attira, per chi mi mettono i panni di chi non l'ha ancora letto, e sentendo appunto la trama, leggendola, perché figuratevi che io ho iniziato a leggere questo libro senza neanche leggere la trama, mi aveva incuriosito sia la copertina che il titolo, e quindi sono andata così a occhi chiusi. È stata davvero una piacevolissima sorpresa. E comunque è un libro che incuriosisce, è molto coinvolgente, e poi vabbè, ti fa ridere, ti fa sorridere, quindi ti mette il buon umore, ecco. È come bere acqua fresca quando tu stai sotto l'ombrellone. Anche questa è una lettura ideale, secondo me, super consigliato. Ora passiamo all'altro romanzo, che si intitola Ti odio, anzi no, ti amo. Anche questo titolo incuriosisce da matti, e ora vi leggo subito la trama. Lucy Hatton è convinta che l'impiegata modello si becchi prima o poi l'ufficio migliore e relativa promozione. Per questo è servizievole e accomodante, lavoratrice indefessa ma carina e gentile con chiunque. Per questo tutti la amano alla Bexley e Gamin, tutti tranne il freddo, efficiente, impeccabile, fastidiosamente attraente Joshua Templeman. E il sentimento è reciproco, costretti a condividere lo stesso cubicolo per 40 ore la settimana, più svariati straordinari, che è meglio non quantificare, hanno iniziato a lanciarsi continue e ridicole sfide, in un gioco al rialzo che sembra impossibile da fermare. C'è il gioco degli sguardi, il gioco dello specchio, e nessuno dei due sopporta di perdere. Fino a quando in ufficio si comincia a parlare del gioco della grande promozione. Se Lucy vince, diventerà il capo di Joshua. Se perde, meglio non pensarci. Ma allora, con la sua carriera in ballo, per non parlare dell'orgoglio, perché Lucy comincia a fare sogni sempre più torridi sull'odiato collega? E perché si veste per andare a lavoro come se invece dovesse recarsi ad un appuntamento sexy? Dopo che un'innocente corsa in ascensore diventa il teatro di un bacio indimenticabile tra i due, Lucy ha finalmente la sua risposta. Forse lei non odia Joshua, e forse nemmeno lui odia lei. Forse tutto il contrario, oppure solo un altro gioco? Anche questo libro mi ha fatto ridere tantissimo, però più che ridere mi ha fatto emozionare, mi ha fatto commuovere.
È molto romantico, è bello, è un libro, è una lettura davvero piacevole perché ti fa commuovere. I personaggi ti entrano davvero nel cuore, tu riesci a piano piano a capirli e ad amarli, soprattutto il personaggio di Joshua che ho adorato. All'inizio non sembra così, quindi all'inizio fino ad arrivare circa al 30%, quindi dal 30% in poi, riesci ad affezionarti anche al suo personaggio perché capisci com'è fatto. Questo è il classico rapporto amore-odio. E quindi nel libro viene spiegato benissimo. Comunque è vero che in un ufficio ci possono essere dei battibecchi di questo tipo, dei giochi di sguardi, che magari pensi che il tuo collega ti odi, invece magari prova un po' di interesse per te, e per te magari è lo stesso. Quindi secondo me è una storia, tra virgolette, reale. I personaggi sono molto reali, molto veri. La storia d'amore, che si crea è. Non lo so, è toccante, davvero ti entra dentro, secondo me, la senti proprio nel cuore. Mi è piaciuto da matti, vi giuro che io questo libro lo rileggerei 100.000 volte. Mi serviva proprio una lettura del genere e l'ho sentita, l'ho avvertita proprio come un'oasi di pace, davvero nella vita frenetica di tutti i giorni. Quindi tu ti prendi il Kindle o il libro cartaceo, ti metti sotto l'ombrellone e inizi a ridere e a commuoverti come pochi libri sanno fare, secondo me. E poi, ve l'ho detto, vi cattura tantissimo dal 30% in poi. Stupendo, stupendo veramente. Ora passiamo all'altro libro, è intitolato Fermate gli sposi di Sophie Kinsella. Qui sapete già che ho riso da matti e sapete già che ho adorato questo libro. Io amo veramente come scrive Sophie Kinsella. Il libro è pieno di equivoci, vi sto già facendo la recensione prima di avervi letto la trama. Il libro è pieno di equivoci che ti fanno davvero venire il mal di pancia a furia di ridere. Ho amato alla follia veramente i dialoghi. I dialoghi sono un qualcosa di eccezionale. Ora vi leggo la trama. Sarà una luna di miele molto strana. Lottie non vede l'ora di sposarsi, con l'uomo giusto naturalmente. Non ne può più di lunghe relazioni con fidanzati che sul più bello non se la sentono di impegnarsi davvero. E così, quando anche Richard, che lei è convinta stia per farle la tanto attesa proposta, la delude, decide che su due piedi che è ora di passare all'azione e accetta di convolare a nozze con Ben, un flirt estivo conosciuto per caso su un'isola greca molti anni prima e che lei non ha mai più rivisto. Ben si è appena rifatto vivo e basta una cena per far scoccare nuovamente la scintilla tra i due. Perché perdere tempo in inutili preparativi? Presto, ci si sposa in 448 e via per un'indimenticabile luna di miele nel luogo che ha visto nascere il loro amore. Ma non tutti la pensano così. Fliss, la sorella di Lottie, e Lorcan, il socio in affari di Ben, sono contrarissimi e preoccupatissimi. Bisogna intervenire subito. I due sabotatori partono all'inseguimento dei neosposi che devono essere fermati a tutti i costi prima che avvenga l'irreparabile. Le conseguenze saranno disastrose e comiche per tutti. Disastrosamente comiche per tutti. No, ragazzi, vi giuro, io stavo di nuovo ridendo solo a leggere la trama e a ricordarmi quante risate ho fatto leggendo questo libro. Anche questo è super consigliato per una bella lettura estiva e se volete appunto un altro libro che vi faccia evadere dalla realtà e che vi faccia divertire alla follia, questo fa il caso vostro, lo dovete leggere assolutamente. Che cosa tutto non fa Fliss, che è la sorella maggiore di Lottie. Mi pare la sorella maggiore, ora non ricordo, comunque la sorella di Lottie, che cosa tutto non fa per cercare di fermare la sorella e Ben, appunto. E poi i dialoghi, tutto quello che succede in terra greca. È bellissimo, veramente. Non vi posso svelare nulla, però ne succedono di tutti i colori e questo vi farà morire dalle risate. Anche qui vi verrà il mal di pancia a furia di ridere. Ma poi sono sicura che voi adorerete il personaggio di Lottie, perché sembra una di quelle bambine capricciose che vogliono assolutamente a tutti i costi quello che si sono messe in testa. E
nessuno riesce a farle cambiare idea, quindi secondo me vi affezionerete moltissimo al suo personaggio. Poi lo stesso, il personaggio di Ben è un personaggio super ironico, è un po' rozzo e vi farà morire dalle risate anche lui. Bello, 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 bello. Oltretutto, oltre insomma a tutto questo contorno di ironia, c'è la parte romantica che è bellissima. Quindi anche per questo è come vedere un bellissimo film di quelle belle commedie appunto brillanti e romantiche, frizzanti e spumeggianti, ecco. Ok ragazzi, il video sui libri dedicati appunto all'estate, con le letture sotto l'ombrellone, è terminato. Spero tanto che vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi avete letto qualcuno di questi libri, che cosa ne pensate, e se vi ho incuriosito e magari, non so, volete leggere qualcuno di questi titoli. Fatemelo sapere appunto giù nei commentini. Vi mando un grandissimo bacione e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!